Il teatro è il respiro della vita, secondo me, perché è un viaggio dentro se stessi. Ogni volta si scoprono aspetti che non si erano presi in considerazione. Si esce più ricchi di quando si è entrati, questo sì. Condivisione, comunità, luogo della città. È una boccata d'ossigeno. Anche nutrimento della mente. Per noi rappresenta una grande opportunità di stare insieme, di fare una cosa bella, condividere un'esperienza. Una vita parallela, come anche la lettura, solo che c'è la malia dell'immagine che il libro non ha. Qui vengono proposte e l'effetto ipnotico è maggiore, sì. Vabbè, una bellissima sensazione trovarsi nella sala con gli attori in presenza, quindi quella è una cosa veramente di cui si era sentita la mancanza, ecco. Beh, io personalmente l'associo alla bellezza della verità, c'è cioè qualcosa di profondo che scaturisce. Quando ti cali in questa situazione è come se vivessi il doppio in questo periodo di tempo. Sì, anche per me la mancanza di un filtro e del fatto che sia molto vero, molto vivo, ecco. Ogni volta che io mi siedo, si spengono le luci, parte questo miracolo. È la rappresentazione su un palcoscenico di quello che noi abbiamo nell'anima.